Direi che c'è un'attualità straordinaria, no? Al di là del grande genio dell'artista, Chagall è un pittore, è uno scultore che si vede subito, ha un suo marchio, ha un suo sigillo su ogni opera, ma si vede soprattutto l'elemento di ricerca indefessa in questa lunghissima vita. Di senso, cioè di un significato per il vivere, di una direzione di vita dall'interno, appunto come diceva la sua nipote, dall'interno dell'urgenza storica attraverso la quale lui ha dovuto passare. Ora la nostra situazione è mutata, ma l'urgenza storica è ancora molto molto forte, no? E quindi io credo che questa doppia mostra possa essere una bella occasione per Milano in vista dell'Expo, ma soprattutto in vista di quella necessità che la città ha di superare la frammentazione e di trasformarla in una ricchezza plurale all'interno di un'anima unitaria. La città ha bisogno di un nuovo umanesimo, ha bisogno di un per chi, di un perché vivere. Io mi auguro che tantissima gente possa visitare questa mostra accompagnata da qualcuno che porti oltre il livello puramente estetico straordinario che incanta e che rischia di rapire, ma che può anche trattenerci in superficie. Questo sarebbe sbagliato. Cardinale, che effetto le ha fatto vedere la croce? Mi ha fatto un effetto imponente, l'ho anche scritto stamattina su un giornale, perché mostra due cose fondamentali. Cioè, la prima cosa è che l'universalità della religione è sempre singolare, è una universalità concreta. Per questo, in questo tempo di interreligiosità, non dobbiamo confondere tutte le religioni dentro un genere, ma bisogna mettere prima la specie. Allora, essendo ebreo fino in fondo, è stato capace di spalancarsi a tutte le dimensioni dell'umano, compresa quella che per molti ebrei era appunto considerata uno scandalo, più ancora che una follia, che è il crocifisso, fin dall'inizio. Certamente in lui c'è il desiderio di trasmettere il livello più potente di tenerezza, che è la condivisione del dolore e della morte. Ma per me cristiano, il fatto che un ebreo si spalanchi a questo è un conforto pieno di speranza, e credo debba essere anche per tutto il nostro popolo, che è milanese e non solo, che è comunque fatto in grande maggioranza ancora di battezzati, per quali crocifisso dice pur qualche cosa. Grazie. Grazie.